Ciao ragazze mie e ragazzi, allora messaggio al volo di sostegno, volevo utilizzare questi tarocchi giganti, una carta prende tutto il tavolo, quindi messaggio al volo di sostegno, vediamo cosa ci dicono. Allora, primo mazzo, secondo mazzo, terzo mazzo, sotto all'info box vi metto la descrizione di questi meravigliosi mazzi e quindi niente ragazze, partiamo subito, sto tutta così stamattina. Allora, messaggio al volo di sostegno, primo mazzo, secondo mazzo o terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa ci vogliono dire i maestri, le guide. Con questo meraviglioso mazzo di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, vediamo un po', messaggio al volo di sostegno. Allora, vediamo un po' cosa ci vogliono dire. 8 di coppe, questo sta così, 8 di coppe, era uscito al contrario, io non leggo le carte al contrario, qui significa che c'è un cambio, vediamo 8 di coppe, regina di spade, la nascita del mondo 21, ragazze mie, guarda, io vi dico subito una cosa, qua mi stanno parlando del fatto che tu stai in una fase di cambio, va bene? Una fase di cambio, è come se tu avessi lasciato andare una situazione emozionale che non ti soddisfava più, va bene? È stato difficile, c'è la regina di spade, ma qua con il mondo mi dice che sei uscita completamente, c'è un nuovo ciclo che si apre per te, va bene? Che tu sia uomo o donna, quindi c'è un nuovo ciclo che si apre e qua mi mettono i re di denari, probabilmente ti sei lasciato andare alle spalle qualcuno oppure c'è una persona con cui tu hai chiuso battenti praticamente e ti appresti ad andare verso un nuovo ciclo, oppure un divorzio che va a buon fine, oppure hai lasciato stare una persona dove c'erano magari triangolazioni e adesso c'è un pieno successo tuo. Se tu ami questa persona e c'è contatto con questa persona, o meglio c'è contatto anche emozionale, non necessariamente contatto proprio ancora, come si dice, telefonate eccetera, tu avrai un nuovo ciclo con questa persona. Perché stanno tutte al contrario? Guarda, sì, avrai un nuovo ciclo con quest'altra persona, con questa persona qui. Fammi vedere un poco cosa c'è dopo. Tu hai anche rivendicato un cambio con questa persona e hai il pieno successo qua con il mondo, Vediamo un po'. Sì, cavallo di bastoni. 9 di bastoni, ho capito. Qua tu hai rivendicato il vai e vieni di una persona, una qualcosa di inconsistente, hai messo le difese e gli hai dato un ultimatum. Per molte di voi è così, va bene? Gli hai dato un ultimatum a questa persona. Si appresta ad arrivare col fante di coppe però, per un 10 di coppe. Guarda, qua mi stanno dicendo che tu hai dato un ultimatum a qualcuno, volevi un cambio emozionale, ti sentivi ferita dai suoi comportamenti, eccetera. Sappiamo come funziona la legge di attrazione, Quando parlo io, ragazze, voi mettetela sempre sulla legge di attrazione, sul lavoro su voi stesse. Ok, qua hai rivendicato per aver preso il tuo potere in mano. Quello che volevi a una persona perché si comportava un po' in modo inconsistente, sta arrivando un cambio da parte di questa persona, una richiesta di scuse, un cambio emozionale per un successo. Ti vedo un po' sulla difensiva e tu lo lascerai parlare, comunque sia sta a te l'ardua sentenza, insomma. Vediamo un attimo con queste cosa dicono gli oracoli. Questa è proprio specifica su questo, Vediamo. Sì, l'osservatore, stai a guardare cosa accade dopo aver dato questo ultimatum. Guarda, riparare, c'è una persona che vuole riparare con te. Quindi, ragazze mie, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Quindi, ragazze mie, messaggio breve, spot, questo è per oggi, oggi eterno presente. Mettiamo le nostre carte oracolo lui lei perché voglio capire questo signorino cosa ti dice, che... Vediamo cosa ti dice questo signorino. Vediamo, sono curiosissima. Ah, per capire mi sono distrutto. Per capire che cosa? Per capire il fatto che voleva un cambio emozionale con te, anche lui. per capire che tu meritavi di più, per avere questo nuovo ciclo del mondo, per capire mi sono distrutto. Ha capito che erano inconsistenti i suoi comportamenti. Mettiamo un altro. Sei la mia vita. Ragazzi, a voi l'ardua sentenza. Quindi qua mi sta parlando proprio di una persona che voi conoscete già, va bene? Ok ragazze mie, detto questo io vi auguro una giornata meravigliosa, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo, i tarocchi egizi. Andiamo a vedere il messaggio di supporto e di sostegno qual è, vediamo un po'. Messaggio di supporto e di sostegno qual è? Cosa ci dice? Dicono. Allora, vediamo un po' cosa accade. Il messaggio di sostegno qual è? Fante di coppe, re di coppe, ospiterina ragazze, e il 2 di bastoni. Ragazze, qua c'è una persona che ti ama e sta facendo progettualità con te. Cioè, è in arrivo, qua il 2 di bastoni, la dicitura dice anche emozione, sorpresa, arrivo inatteso. Qua c'è una persona che ti dichiara amore, ti chiede qualcosa di importante, è matura a livello emozionale, può non essere stato in un precedente momento, o ti sta facendo una sorpresa a una persona che ti ama. Cioè che viene con onore, una persona dedita, una persona di un certo spessore morale, insomma, ok? Che ha considerato tanto determinati aspetti, sta facendo progetti su di te, si sta per fare una sorpresa. Questo è il messaggio guida, una persona che ne vale la pena. Qua c'è un re di coppe al centro, Vediamo ancora. Asso di coppe, wow wow wow, e che è successo qua? Mamma mia, cavallo di denari, se tu hai percepito un ritardo con una persona che già conosci, era o per motivi di lavoro o per altro, va bene? O per motivi di distanza. Qua c'è una persona che è innamorata, ti ama, se già la conosci, una persona che ti ama, innamorata, vuole un nuovo inizio con te e sta avendo, e se c'è stato ritardo, era per questioni altro dall'amore, perché qua mi parla di una persona molto innamorata ma proprio a livello di grande spessore morale, ok? E vi dico anche che stanno arrivando dei doni da parte di questa persona. Mi parlano anche di una persona nuova, per molti di voi che avete conosciuto da poco potete conoscere in questi giorni. Una persona nuova, magari sta a distanza, è una persona che ne vale la pena e vedrete col tempo la manifestazione di questo amore, ok? Potrebbe essere del segno di terra o del segno d'acqua o ascendente, ma al di là del segno è una persona nobile, con nobili intenti, Ok, vediamo un po' cosa dice l'oracolo. Il pensatore, questa persona ci ha pensato tanto, è una persona molto riflessiva, prima di compiere un'azione, ce lo conferma il cavallo di denari, ci pensa. Un'altra? Il vento cambia direzione. Il vento cambia direzione in favore di quello che abbiamo detto, Se c'era una pausa, se stava riflettendo, se c'era una situazione di ritardo, cambia in direzione in tuo favore. Vediamo un po'. Cioè non pensa più e agisce, ecco. Vediamo un po' cosa ti dice. Tu sei l'amore. Beh, sta tutto cioccolatoso qua. Tu sei l'amore, ragazze mie. Quindi in bocca al lupo a tutte. Questa persona, voglio dire, è una persona di spessore, ne vale la pena. Vediamo un'altra. Sto tornando da te. Per alcune di voi è un rientro in scena, un ritorno. Sì, per alcune di voi. Per altre invece è l'amore che torna da te. Qua c'è una persona di spessore che ne vale la pena, Quindi ragazzi miei, questo è il messaggio di supporto per oggi. Mi auguro di avervi supportato in questo senso, io vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo. Vediamo qual è il messaggio di supporto, quello che devi sapere, vediamo un po'. In questo oggi presente, eterno presente, qual è il messaggio di supporto? Cos'è che devono sapere le mie ragazze e i miei ragazzi? Terzo mazzo, questi tarocchi giganti. Vediamo. 2000 no. Vediamo un po' il giudizio, il 7 di coppe qua con la dicitura fantasia, approfondimento, fine necessario, la morte. Sta arrivando un cambio, sta arrivando un cambio a livello emozionale, c'è un rinnovamento, sta arrivando un cambio che ti porta... Allora, tu non sai che sta arrivando qualcosa, una chiamata da parte di una persona, questo per alcune di voi, e su cui avevate dei dubbi, va bene? 2 di spade, 7 di coppe, sta arrivando un cambio da parte di questa persona, tu ti darai conto di questo cambio. Sì, per molti di voi è così, per altre invece si sono rese conto che... Fammene mettere un'altra, aspetta. Beneficio, fascino, dolcezza. Allora, alcuni di voi stanno manifestando il cambio di una persona. Stanno manifestando il cambio di una persona, una persona che qua, c'è una persona che si è resa conto che non può lasciarti andare, non riesce proprio a stare senza di te, a vivere senza di te. C'è un 4 di denari qua con questo giudizio, si è data conto che ti immagina continuamente, ti sogna continuamente, sta avendo un cambio nei tuoi confronti. Un cambio nei confronti tuoi, che tu sei uomo donna, fascino, dolcezza, questa è la regina di bastoni, da parte di questa persona che non riesce a trattenersi più. Quindi è come se ci sarà una rinascita con questa persona. Molti di voi stanno manifestando una persona che già conoscono. Invece alcuni di voi qua mi parlano anche del tuo potere che viene fuori in ambito lavorativo o creativo. Va bene? Il giudizio mi parla della rinascita a livello creativo, lavorativo per te. C'è qualcosa che viene fuori grazie al tuo potere personale e di cui tu ne trarrai giovamento anche in termini economici. Ti sei ripresa il tuo potere in mano. Questo mi stanno dicendo forte, ok? Ok. Sì, per amore nuovo qua non mi esce amore nuovo, qua mi esce per le single una ripresa del potere personale, anche diventano molto popolari perché l'energia creativa, la sessuale, la kundalini si risveglia in te e vedrai gli effetti di questo tuo risveglio. Invece per chi ha una persona di interesse, qua vedo c'è una persona, una rinascita da parte di questa persona che ha un cambio nei tuoi confronti, non ti può lasciare andare, ti sogna la notte e non ce la fa più, è qualcosa proprio di forte, ok? Andiamo a vedere cosa ti dice questa persona. Infatti, basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Una persona che si è data conto che ha vissuto dei cicli dolorosi importanti, magari privandosi della tua bellezza, del tuo fascino, privandosi della bellezza in sé, e adesso se ne dà conto, ok. Un'altra cosa ti dice? Ah, beh, infatti. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Si è dato conto questa persona che veramente siete una coppia che porta l'esempio al collettivo. Qua abbiamo il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario, Scorpione e Acquario, forte o ascendente. Oppure Marte o Venere nei segni di fuoco. Sì, fammela mettere un'altra. Sei la mia primavera, che ti ho detto, vuole un nuovo inizio con te. Si è dato conto che tu sei la sacralità. Ok, andiamo a vedere questo, l'oracolo, questo qui, cosa ci dice? Per terza variante. Sì, potere superiore. Qua ci sono questioni guidate proprio dall'alto, Non è per voi. Alcuni di voi stanno vivendo un test tosto rispetto a una persona specifica, che vi fa vedere tutto il contrario di quello che vi ho letto adesso. Vediamo cosa avviene il potere superiore, dopo il potere superiore cosa avviene. Sinfonia incompiuta, qualcuno si rende conto che deve compiere una sinfonia con te. Cioè proprio perché non ti può lasciare andare, si è dato conto di questo, una chiamata arriva inaspettata nei tuoi confronti, una persona che magari è stata chiusa, che non si apriva, una persona che meno avvezza la parte emozionale, una persona che non si è dichiarata o per altre vicissitudini, insomma si dà conto di questo. L'iso è il tesoro, tu farai questa scoperta. Quindi ragazze mie, questo è quanto, quindi mi auguro che vi abbia supportato questo messaggio, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica!